Ciao a tutti e bentrovati. Allora, oggi mi cimenterò in un video che non ho mai fatto, anche se io di video in realtà non ne ho fatti tantissimi, però voglio fare questo piccolo esperimento, cioè un video spesa gattaro, e cioè la pappa per la mia piccola palla di pelo. In questo video vedrete solo cibo umido, scusate, mi stavo un po' impappinando, cibo umido, poiché le crocchette ne ho ancora a sufficienza, quindi poi una volta che saranno terminate vi farò anche nello specifico il video spesa del cibo secco. Quindi andiamo a vedere ciò che ho comprato e niente, spero che questo video non risulti eccessivamente noioso, poi ovviamente a seconda di critiche, consigli e soprattutto se è un video che potrebbe anche piacervi in futuro, magari anche video spesa che normali per la casa, per il cibo, insomma, tutto quello che potrebbe venirmi in mente, vediamo come riesco a migliorare la qualità di questi video. Anche perché io ve lo dico onestamente, io guardo spesso i video spesa di diversi canali. Perché ci sono spesso dei suggerimenti o vengo a conoscenza di prodotti che non avevo mai sentito prima e che spesso sono stati una scoperta. Quindi andiamo a visionare le scatolette, le bustine che ho comprato per Melody. Ecco, rieccoci. Allora, come vi dicevo, la gatta ha compiuto un anno il 5 di maggio di quest'anno, quindi ovviamente dal cibo kitten sono passata all'adult. E purtroppo io credo di avere l'unico gatto sul pianeta cui non piaccia il pollo, proprio non lo sopporta. Anzi, se devo essere onesta, ho iniziato ad avere problemi con lei sul cibo da quando è stata sterilizzata, perché prima mangiava la qualunque. L'ho abituata fin da subito a cibo di qualità, mi servo da Maxi Zoo, prendevo Premier Kitten, che è la loro linea base, senza appetizzanti, zuccheri, additivi, insomma, porcherie che potrebbero farle male, e la Real Nature Wilderness, che è una linea che ha soltanto Maxi Zoo. Per la Real Nature Wilderness e la linea classica prendo anche le crocchette, che grazie a Dio quelle continuo a mangiarle perché sono veramente di una qualità piuttosto alta. Quindi, come vi dicevo, prendevo anche Select Gold, che però adesso non so perché non vuole più mangiarmele, ma la signorina, che è diventata un po' schizzinosa, adesso mangia Shezir e Moments. Come vi ho detto, ovviamente, premetto, è chiaro che bisogna badare alle proprie tasche. Io, anche con i cani, insomma, non è il primo animale che ho sempre fatto questo tipo di ragionamento: meglio spendere subito per prodotti di qualità, onde evitare successivamente di spendere cifre esorbitanti per il veterinario e quindi farli curare. Allora, poi vi metterò lo scontrino. Io adesso non l'ho mai fatto, quindi abbiate un po' di pazienza. Ho speso 43 euro, scusate, 44,33 euro. Per chi non lo sapesse, se servisse da Maxi Zoo potete utilizzare la carta Payback, che è quella che si usa anche per il Carrefour, e quindi accumulare punti e avere sconti. E niente, andiamo a vedere i prodotti. Come vi dicevo, Moment, partiamo dalle bustine, che io purtroppo trovo piuttosto scomode, però queste ho scoperto, gliele ho prese di prova, ho scoperto che le piacciono molto. E di prova ho provato, scusate il gioco di parole. Vediamo se mi mangia anche le scatolette. Allora, come dicevo, Moments, questa è manzo e tonno. Manzo e tonno. Questa non so se si trova anche in altri negozi, in altri alimentari per animali, questo non ve lo so dire. Comunque, ripeto, questa è una spesa fatta da Maxi Zoo. Io poi, seguendo dei gruppi su Instagram e alcuni blog su internet, ho imparato la lettura dell'etichetta. Scusate, sono un po' nel pallone, ci sono 34 gradi e fa piuttosto caldo. Leggere l'etichetta è importantissimo perché potete leggere ciò che c'è ovviamente all'interno di ogni scatoletta e ogni bustina. Come vi dicevo, sono delle teri
granaglie e zuccheri appetizzanti. Ad esempio, il cibo che si trova normalmente al supermercato o anche nei negozi di animali, tipo Shiba, Miglior Gatto, Purina, Hills, Royal Canin, ragazzi, evitatela come la peste. Io già quando avevo i cani, il veterinario una certa mi ha detto lascia perdere perché non è più il buon marchio che era una volta, cioè hanno dentro un sacco di porcherie. Quindi, tornando a noi, questa di Moment, quindi manzo e tonno, assicuratevi che abbiano una buona percentuale di carne o pesce. Ad esempio, questa non è altissima perché la signorina, quelle con le percentuali più alte, non me le mangia più, quindi mi sono accontentata. C'è un 48% di tonno e un 26% di carne di manzo, quindi è una buona percentuale, non ottima, però non ha assolutamente appetizzanti, granaglie, zuccheri, che sono cose veramente deleterie per i vostri gatti. Anche le gourmet, ragazzi, ripeto, onde evitare critiche, dovete badare alle vostre tasche, ma sappiate che hanno dentro un sacco di appetizzanti, di zuccheri, granaglie, insomma, tutte cose che non fanno bene ai gatti. Quindi abbiamo visto queste, scusate, perché qua ho messo tutta la spesa che ho fatto. In realtà è una spesa abbastanza ridotta perché di solito la faccio per tutto il mese. Però questo giro è andata così. Questo invece è Moments con tonno e gamberetti. Moments con tonno e gamberetti, sempre in bustina, sono 70 grammi. Qui contiene tonno 48%, gamberi 25%. Poi ovviamente imparerò a fare questi video in maniera leggerissimamente più professionale. Ultimo perché le avevo preso anche il Moment con dentro pollo, formaggio e non mi ricordo, e ovviamente col pollo la signorina mi ha scartato. Questo invece è tonno con sardine, che devo dire a lei piace molto, anche se il suo preferito è tonno e manzo. Aspettate, questo qui, tonno con sardine. Non so se è a fuoco, sì, è a fuoco. Tonno con sardine. Dunque, la percentuale di tonno è, qui è molto, molto più alta, 68% di tonno, mentre sardine è molto bassa, 5%. Adesso passiamo invece, ecco, come vi dicevo, voglio provare le Moments scatolette perché quelle sono patè e questo credo siano in filetti, non è specificato o quantomeno io non l'ho letto, quindi vediamo se le piacciono. Le ho prese di prova, una gliel'ho già data col manzo. Che è manzo e tonno, uguale alla bustina, me l'ha mangiata. Questa invece è, aspettate che lo devo cercare, tonno e trota, sempre Moment, tonno e trota. Non capisco perché non lo metto a fuoco. Aspetta, com'è che fanno di solito che mettono dietro la mano, così che funziona? Abbiate pazienza. Comunque, tonno e trota, vediamo le percentuali. Perfetto, qua non ci sono neanche le percentuali. Ah no, sì, che ci sono. Tonno 65%, trota 8%. Ecco, anche qui la percentuale di trota è bassa, però quella di tonno è altina, quindi va bene. Mentre questo è tonno, solo tonno. Sempre Moments, solo tonno. Io ripeto, mi scuso, non so perché non metta a fuoco, ma come sapete è la mia prima volta, sono vergine da questo punto di vista. E anche qui vediamo la percentuale, 73%, un'ottima percentuale. Anche questo non ha appetizzanti, non ha granaglie, non ha zuccheri e non ha porcherie. Adesso passiamo ai suoi preferiti, cioè la Cheshire, che immagino molti di voi conoscano perché è una marca molto conosciuta. Cheshire ha un difetto, e cioè non è un mangime completo, a differenza di Moments, di Real Nature, di Select Gold e di Premier. Purtroppo questo non è un mangime completo. Cosa significa? Significa che dovete affiancarlo a delle crocchette complete, che siano un mangime completo. Io non so perché Cheshire faccia questa cosa, ma la commessa di Maxizò mi ha spiegato che una volta anche Moments non era un mangime completo, è solo di recente che lo hanno trasformato. Comunque non è un problema perché io
come si dice, le do 40 grammi di crocchette la sera, quindi di Real Nature, che se volete poi ve le faccio anche vedere, però non ricordo quanto ho speso perché l'ho fatto il mese scorso, le crocchette mi durano moltissimo. Ecco, importante, ovviamente chi di voi ha gatti lo sa, il mangime umido è preferibile rispetto alle crocchette. Le crocchette sono una sorta di coccola, in realtà non ce ne sarebbe neanche bisogno, per quanto molti veterinari, secondo me, incoscientemente consigliano una dieta a base di sole crocchette, ma il gatto non è un cane, il gatto ha bisogno di cibo umido. Quindi io le do 40 grammi di crocchette la sera e 2 scatolette al giorno, quindi pranzo e cena, da 85 grammi o 70 di Shezir. Oh, moments, o le scatolette che decide di mangiare. Allora, questa è Shezir tonno con nasello. Ecco, tanto per cambiare, non me la mette a fuoco. Ecco, forse così. Ok. Allora, le percentuali di Shezir, anche questo ovviamente non ha granaglie, non ha porcherie, non ha zuccheri. Insomma, è un buon marchio. Lo prendevo anche per i cani. Aspettate, perché è scritto talmente piccolo che non leggo una cippa. Ecco, allora sono tonnetto 51%, nasello 4,7%. Comunque per il nasello non è una grandissima percentuale, però il tonno c'è. Poi tonnetto con pesce azzurro. Questo devo dire le piace parecchio, anche col nasello. Allora, come potete vedere c'è scritto, ora io non so se riuscite a leggere, ma non credo, alimento complementare, no, non è a fuoco. Porca miseria, ragazzi, scusate, ma non riesco a capire perché non me lo metta a fuoco. Comunque, un alimento complementare, come vi dicevo, a differenza di Moments che è completo, dovrete accompagnarlo a delle crocchette. Anche qui torno 51%, invece pesce azzurro 6%, riso 1,5%. Tonnetto con triglia. In effetti il mio gatto mangia molto meglio di me. Tonnetto con triglia, tonno sempre 51% e triglia 6%, riso 1,5%. Poi c'è tonnetto con manzo e riso. Tonnetto con manzo e riso. Ovviamente tutto sfocato perché sennò non è contento. Ah, ecco, qui invece questo qua è in filetti, 37,7% di manzo. Ah, ecco, questo qua non l'avevo mai notato. In questa scatoletta c'è una maggiore percentuale di manzo, non è altissima ma abbastanza buona, che è un 36% di manzo, tonnetto 27% e riso 4%. Andiamo al prossimo, che è tonnetto con calamari, che quando era un po' più piccola questo se lo mangiava in 2 secondi, invece non so perché ultimamente mi fa fatica a mangiarlo. Speriamo non mi cambi anche gusto, se no non ho più pallida idea di cosa comprarle. Tonnetto 51, calamari 6, riso 1,5. Tonnetto con gamberetti, questo me lo spazzola, si trasforma in aspirapolvere Melody, cioè una sorta di Dyson che aspira, non faccio in tempo a metterglielo giù che se lo mangia, anzi se lo beve. Tonnetto 51, gamberetti 6%, riso 1,5. Tonno con lampuga, che è ogni volta quando lo vedi la prima volta ricordo negli scaffali di Varsi Zoo, mi venne un po' da ridere perché mi è venuto in mente Gordon Ramsay quando faceva Hell's Kitchen, che spesso nominavano la lampuga, un pesce che io ignorantemente non avevo neanche mai sentito nominare in vita mia. Anche questo le piace. Tonno sempre 51, lampuga 6, riso 1,5. Tonnetto con cernia, anche questo le piace parecchio. Forse riesce a mettere a fuoco. Tonnetto con cernia, sempre Shezir. Tonnetto sempre 51, 6% di cernia e 1,5% di riso. Poi qui abbiamo tonno con aloe o aloe, non ho ancora ben capito come si pronunci nel modo corretto. La commessa di Maxi Zoo mi ha spiegato che l'aloe fa molto bene ai gatti per il pelo e insomma per tante altre cose di cui non ricordo, quindi abbiate pazienza perché queste sono tutte informazioni che mi hanno dato.
quando sono andata la prima volta dicendo: guardate, io è il mio primo gatto, io ho sempre avuto cani, vi prego istruitemi. E sono stati molto carini, devo dire, anche molto, molto obiettivi, anche molto corretti. Tonno sempre 51, alo è un pochino più bassa, 4,7, riso sempre 1,5. Andiamo, è cascato, lo ritiriamo su. Tonnetto con ricciola. Ah, tutte le scatolette sono da, adesso ve lo dico, 85 grammi. Tonnetto con ricciola. Vediamo le percentuali, sempre 51, ricciola 6, riso 1,5. Questo è un altro tonnetto con gamberetti. Pollo manzeriso, ecco, questo qui è l'unico che col pollo me lo mangia. In realtà fa la fubina, come direbbe il buon Ambatantuono, perché mi scarta i filetti di pollo e mangia tutto il resto. La furbacchiona. Allora, filetto di pollo 33%, bassino, manzo 33% e riso 4%. Andiamo al prossimo, ecco questo qua la fa impazzire, cioè il tonnetto con il dentice. Adesso vi dico una cosa, io sposto le bustine perché mi stanno pungendo il braccio. Un attimo di pazienza, scusate, eh. Poi vi giuro farò qualcosa di molto più professional. Allora, dicevamo, tonno col dentice, anche questo me lo spazzola, lo adoro, aspettate perché... purtroppo ho dovuto togliere le tende per ovvie ragioni perché la gatta me le stava facendo fuori. Allora, tonnetto con dentice. Ecco qui, vediamo anche qui le percentuali. Sempre 51 di tonno, dentice 6, riso 1,5. Tonnetto con manzo. Perché ho notato che c'è veramente poco nel cibo dei gatti che abbia il manzo. Manzo puro quantomeno, è sempre accompagnato al pollo, al pesce. Manzo puro c'era della Real Nature e ovviamente la signorina non me l'ha più voluto. Non apprezza troppo i cibi di alta qualità. Tonnetto 51%, manzo 4,7, riso 1,5. Poi tonnetto con quinoa, questo non l'avevo mai preso. Mettiamo sempre la manina qui. Tonnetto con quinoa, aspettate. Tonnetto con quinoa, sempre tonno 51, quinoa 4,1, questo riso non ne ha. Questo è un altro tonnetto con l'aloe. E non mi ricordo se il tonnetto con le seppie ve l'avevo fatto vedere, no, erano calamari quelli di prima. Erano calamari quelli di prima. Ok, vediamo le percentuali. Tonnetto 51, seppie 6, riso 1,5. Adesso vi dico... In breve, perché sennò diventa poi un video anche eterno. Allora, le Shiseir costano a lattina 1,25 euro, le Moments 1,19 euro. Quindi, sì, giusto, 1,25 euro, che poi sono aumentate le Shiseir perché costavano un bel po' di meno. Le Moments sono le prime volte che le prendo, quindi direi un buon prezzo. Le Real Nature costavano 1,40 euro, no, 1,36 euro scatoletta le Wilderness e 1,25 euro la linea classica, mentre le Premier, che è la linea basica di Maxi Zoo senza porcherie, senza grassi. Ah, poi tra l'altro mi scoccia un po', queste non lo so, ma le altre che prendevo sia Real sia Premier erano cruelty free, quindi non testate su animali. Adesso io stoppo un attimo il video e vi vado a prendere le crocchette, che poi comunque vi spiegherò anche nel dettaglio, ve ne farò vedere giusto un paio. E niente, continuiamo il video con un altro telefono. Purtroppo con iPhone, scusate, non c'è verso perché ho terminato la memoria, quindi dovrei mettermi lì e cancellare un po' di cose. Quindi concludendo il video, che è già la terza volta che tento di fare. Questa è la linea che io uso per le crocchette. Real Nature Wilderness, questa è Darfjord, cervo rosso, cinghiale, pollame, non ha granaglie, non ha schifezze e all'inizio prendevo anche l'umido di questa marca. Wilderness è la linea, diciamo così, selvatica, riprende l'alimentazione che avrebbe normalmente il gatto se fosse in natura. Ora se sentite uno scampanellare è Melody che gioca con la sua pallina e qui dietro
Ci sono tutte le indicazioni, lo spiega anche cosa c'è di diverso nella linea Wilderness rispetto alla Real Network Classica. Quindi niente, io ragazzi vi saluto, visto che non sono riuscita a fare altro con iPhone, la prossima volta vedrò di sistemare meglio il telefono, io vi ringrazio per l'attenzione e a presto, ciao!